io sono Alchisius e oggi si riprende con Mega Master Force 3 Black Ace. È passato un po' per me dall'ultima volta, quindi non ricordo esattamente dove eravamo arrivati. Se non sbaglio dovevamo aver battuto Diamond... dovevamo aver battuto Ace di quadri, giusto? Ricordo bene? Spero di sì. Ok, io mi occupo io del Crimson. Calvin è molto vicino. Ragazzo, stai calmo. Dopo aver formato Misty e Jack potrai vedere papà. Non permetterò che niente e nessuno si metta sulla mia strada. Ok. Quindi, oddio. Capisco perché era stato così faticoso l'ultima volta. Velocemente vediamo dove dobbiamo andare. Un posto a caso. Oh, oh mio. Oh mio Dio! Oh! Stiamo scherzando! Sono posti totalmente a caso! Vabbè. Agga. Aio. Ok. Non era mai successo questo. Ok. Sì, trovata scheggia di memoria. Sì. Ok. Qua non c'è niente. No, stai scherzando. Non c'è niente. E no. Fatemi salvare. Posso salvare? Grazie. Forse qua c'è una scheggia di memoria. Trovata scheggia di memoria. Basta. Grazie. Trovata scheggia di memoria. Salviamo. No, no. Non ci credo. Salute. L'ho preso? Non l'ho preso? Vieni. Non so, non mi ricordo. Nemico di mano. Ok, mi prendo. Questo dungeon è... questo coso non so neanche come devo essere stressante. Qui? No, perché no? Non ci credo nella vita in mano. Ok, dimmi che è qua, ti prego. Ovviamente in cura e lupi. Trovata scheggia memoria. E non posso salvare. Trovata scheggia memoria, ragazzi. Ultima scheggia memoria però per questo pezzo. E affiorato un ricordo appartenente a Kelvin. Tuttavia il ricordo inizia a sfaldarsi a causa della forte interferenza. Kelvin, hai già... suo nome? In realtà l'ho... Geo. Oddio, è un po' distorto. Proprio il genere che mi... d'amore e di forza. Questo pianeta... illimitato. Mi rendi così felice. Geo, ci hai reso le persone più felici. Mondo. Si è capito il significato intrinseco. Avete capito il gioco. Ok, se le pecore sanno volare, allora il nostro prossimo avversario è Club Strong. Bene, speravo che arrivassi fin qui, Mega Man. Cosa? Avevo già battuto Club Strong? Ok, scherzavo, il nostro prossimo avversario è Jack a quanto pare. Jack! Il mio nome è Jack Corvus. Finalmente faccia a faccia, Omega Xyz. Ti distruggerò. A dire il vero sarai tu quello che andrà giù. Non confonderti con chi ero tanto tempo fa, Corvus. Non riuscirai ad impedire che il nostro desiderio si realizzi. Il tempo della tua esistenza termina qui. Lotto per proteggere la gente che amo e tutta la gente della Terra. Il tuo desiderio rimarrà solo il patetico desiderio di uno sciocco.
Se credi di essere così tosto, allora fatti sotto. Questa è la fine per l'eroe della giustizia. Mi occuperò della meteora G dopo averti sistemato. Onda rotta, in onda! Punti vita! Woohoo! Jack Corvus V2. Ma me ne darà tante? No! Potrei farcela. E la come non vedo. Come lo intercetta! Cattivo, cuccia. Ok ragazzi, me la sto cavando piuttosto bene, perché ho fatto conto che anche di due questo boss, quindi non è per niente semplice. Ok. Perfetto. Mi mancano 100 punti. 50 punti. Non so più cos'è la matematica. Voi siete di matematica? Domani è una verifica di matematica. E Jack Corvus è morto. Bene, attenzione. Mi spiace aver ucciso mio fratello, visto che io ho la noise di Corvus. Ah, tu! Allora, no, fermi. Come fa a essere detto... Ok, adesso ha più senso. Jack! Calmati, sono svenuto. Allora dobbiamo andare. Per ogni secondo che sprechiamo, papà diventa sempre più debole. Quindi c'è ancora un altro pezzo di strada da fare? Meno male, ma mi ero già preso male di dover farmi un altro pezzo di strada a raccogliere frammenti. E invece no, per fortuna no. Per fortuna dovrebbe esserci subito Quintia qua, con noi. Vedo che hai sconfitto Jack. Allora è tempo che il tuo piccolo viaggio abbia fine. Eccoti qui, Regina Virgo. Mi si stia! Il nucleo centrale della meteorologia è più avanti. Non posso lasciarti andare da lui. Lui? Si riferisce a papà. Sembra che dopo tutto si tratti davvero di tuo padre. Visto? Non era come ti dicevo? Il vecchio e questo piccolo marmocchio hanno la stessa frequenza. Ma il vecchio è ormai spacciato. Presto non sarà che un ricordo. Che cosa vuoi dire? Come lei ha detto, quell'uomo sta usando la sua incredibile energia per tenerci fuori dal nucleo. Ma per troppo tempo ho lottato con la meteorologia. Molto presto raggiungerà il limite. E allora svanirà senza che io nemmeno debba alzare un dito. Mi è davvero stancato. Ad ogni modo, non ho idea di cosa potrebbe succedere se vi incontraste. Come minimo continuereste ad interferire con i nostri piani. Quindi intendo fermarvi adesso. Neppure io intendo essere intralciato. Rovinerò i vostri piani e lo farò per Ace. Sciocco moccioso. Mi hai fatto perdere la pazienza. Ace, dammi la forza. Onda lotta, in onda. Quante lotte in questo episodio? Ok. Comunque, siamo contro la Regina Virgo. Mi sembra che abbia 200 punti di meno del fratello. Non so perché questa discriminazione verso lei. Oltretutto sto rischiando tantissimo perché io la noise di Corvus e tipo mi fa un danno, me lo fa triplo. Con triplo intendo doppio, però avete capito che mi fa tanto male. Ok. È un po' una situazione complicata. No. E il dragone è qua. Cosa? Pensavo che fosse molto più forte il dragone. Mi ero preso qua. Ok, scalcata. Devo mettere una barriera perché, cioè, ho paura che poi mi distrugga la vita. E infatti lo stavo per fare. Calmati.
E vabbè, occupi 8 colpi. E possiamo dichiarare che questa battaglia è stata un successo. Neanche un punto l'ho tirato via. 530 punti di vita per me. Nemico eliminato. Ok. No, non avrei mai pensato. Mi stia. Non è ancora finita. Non intendo arrendermi dopo tutto quello che abbiamo passato. Abbiamo represso le nostre emozioni e fatto innumerevoli cose spregevoli. Abbiamo persino ignorato tutte le volte che Ace ha rischiato la vita per salvarci dalle grinfie del Dialer. Non posso arrendermi ora, mi rifiuto di perdere. A noi non è rimasto altro che realizzare il nostro desiderio. Questo non è vero. Non è affatto vero, mi si stia. Sì, a causa della tecnologia ha perso molto di ciò che per lei era importante, ma... ha ancora Jack, quel legame non è stato spezzato. Ed Ace non pensava ad altro che ad un modo per riuscire a salvarla. Senza rendersene conto ha avuto al suo fianco persone meravigliose. Se lascerà davvero che la meteora G si schianti sul pianeta, tutta la sofferenza e il dolore che lei e Jack avete passato verrà trasmessa ad innumerevoli bambini sparsi in tutto il mondo. È molto differente da ciò che quei paesi confinanti vi hanno fatto? Sta zitto! Non osare parlarmi come se capissi il nostro dolore. Non mi arrenderò, mai! Mi si stia. Sorellona, penso che dovremmo fermarci. No, come fa Jack a camminare in un'onda rumore? Francamente, non lo capisco. Come fanno a rimanere in piedi, no? Jack, credo che Joe abbia ragione. Siamo sempre stati in errore. Quello che progettavamo non era ricreare il mondo. Il nostro piano era solo creare un mucchio di bambini come noi. Questa è distruzione, non ricostruzione. La sofferenza causata dallo sviluppo tecnologico dovrebbe finire con noi. Ci siamo ritrovati nel mezzo dell'odio di altre persone ed abbiamo perso così tanto. Ace e Jean hanno rischiato le loro vite tante e tante volte per farcelo capire. Ace. Ehi, ehi, ehi! Di che diavolo stai parlando, Jack? Ascoltami solamente. Ero da un po' che pensavo a questa cosa. Piantala, parli come un pazzo! Che cos'è quella faccia scura, tia? Non dimmi che vuoi davvero prendere sul serio questo ridicolo discorso. Voi due ricreerete il mondo e ne diverrete più poi i sovrani. Ho deciso di aiutarvi solo perché la cosa sembrava divertente. Non lo trovo mai più. Non puoi dire sul serio. Pensi che ti lascerò libera di fare ciò che vuoi? Oh cavolo! Se mettete così allora vi elimineremo e occuperemo da soli. E ci occuperemo da soli della Meteora G. Sei finita, tia! Jack, mi si stia! Cosa? What? Ah! Ah! Cosa ci fa Rogue? Patetici! Rogue? Come sei arrivato qui? Non essere sciocco. Irrompere in un posto del genere non è nulla per me. Ok, va bene, non voglio sapere come sei arrivato qui, ok? Beh, grazie per averli salvati. Salvati, ma fammi il favore. Ti avevo avvertito che mi sarei occupato dei sostenitori del Dialer. Sembra che non ci sia altro da fare per me qui. Però, una volta che me ne sarò andato, faccio che vuoi. Potresti portare Jack e mi si stia sulla terra con te? Possono seguirmi, ma se restano indietro, peggio per loro. Grazie. Ok, dai, sotto sotto qualcosa di buono ce l'ha, Rogue. Bisogna ammetterlo. È un figo e sotto sotto buono lo è. Potresti riuscire a fare un altro miracolo. Potresti riuscire a riparare i problemi che abbiamo creato. Non so se potremo fare mai ammenda per le nostre azioni, ma tenteremo. Il futuro è nelle tue mani. Una volta che avrò fatto ammenda per tutto ciò che ho fatto, usciamo di nuovo insieme a giocare. Ah, bello. Se naturalmente ti va. Capirei se non volessi. Ma è magnifico! Aspettami sulla Terra. Ok, quindi... cavolo, siamo vicinissimi ormai alla fine. Penso che ritroveremo mio padre finalmente dopo tre lunghi
videogiochi della Capcom finalmente mi fanno incontrare mio padre. Ragazzo, è l'ora. Andiamo a trovare papà e fermiamo la Meteora G. Andiamo, Mega. Ok, ragazzi, ma mi fermo qua. Vi chiederete, così presto? Sono 25 minuti che sto registrando. Ok, ragazzi, quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella, ragazzi! Questa è una carta rumore. Ragazzo, sta arrivando qualcosa. Eh sì. Wow! Strano di fiori, togli di mezzo. Onda lotta, in onda! Ma proprio non ci perdiamo in chiacchiere. 1.004 punti di... Perché io ho così poca vita? Perché?